Team mobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wob, wob, wobbing. Wob, wob, wobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wob, wob, wobbing. Wob, wob, wobbing. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Come vi avevo detto, vi avrei portato una guida su come montare questa autoradio, ovvero la Pioneer SPH-DA120. Questi sono i due cavi USB che sbucano qua sotto, quindi fanno proprio un minimo di percorso. Questo è il cavetto del microfono che sta qui, quindi l'ho fatto uscire proprio da qui dietro. E poi che altri cavi ci stanno? Questo è il cavo del GPS, che praticamente l'ho fatto arrivare qui. Questo è passato da qui sotto, tun tun tun. Questo l'ho levato e me lo sono fatto arrivare lì. Questa è la placca adesiva e questo è il GPS. Questo è il cavetto per la radio, è quella della macchina, e basta. Come potete vedere, qui ci sono 3000 cavi. Questo che vedete, questo qui iniziale, è quello, l'alimentazione fornita dalla Pioneer. E questo cavo verde è il cavo che va attaccato al freno a mano, quindi questo l'ho fatto passare da là dietro, ho fatto tutto questo giro, l'ho fatto arrivare qui, che l'ho praticamente saldato al connettore bianco che sta fissato sul freno a mano. Questo serve all'autoradio, non so per quale motivo, comunque sia ci sta e l'ho messo. Questo qui è l'adattatore della radio, questo cinesissimo, tipo 2 euro, 3 euro costa, e basta. Questo è quello che ci sta di serie nell'autoradio Pioneer. Tutta questa ambaradam di fili sarebbe il recupero comandi al volante e centralina BlueMe, ovvero si chiama kit BlueBack. Io con questo ambaradam recupero la carica del BlueMe, l'aux che non ho però collegato all'autoradio, quindi mi recupera tutto, tutti i comandi tranne quello del riconoscimento vocale. Questo qui è l'alimentatore dell'autoradio. Questo è il connettore ISO della centralina BlueBack che si andrà a mettere nell'alimentazione dell'autoradio. Fatto ciò, dovete collegare il cavo del MUT, questo che è quello fornito nell'autoradio Pioneer, con il MUT della centralina BlueBack, così che il comando al volante vi funzioni. Infatti questo è tra virgolette un optional, non è detto che ci sia. Questi sono tutti i vari comandi che non ci servono. Da qui parte il continuo dell'alimentazione che andrà collegato all'alimentazione della macchina. Ok, ci siete? Questo è tutto il percorso che fa l'alimentazione. Poi da qui escono dei cavi che vanno ad alimentare la centralina del recupero BlueMe. Infatti questa qui è l'alimentazione che esce dalla centralina BlueMe e andrà collegata alla centralina BlueMe che sta nella macchina. Così. Ok, ovviamente dovete collegare i cavi. Una volta collegata alla centralina del BlueMe, qui in fondo ci troviamo la centralina del recupero comandi al volante, che avrà questo cavo, ok, con un jack, che andrà collegato all'autoradio. Una volta collegati questi,
possiamo collegare l'alimentazione, però questa qui, ecco fatto. Fatto ciò, colleghiamo l'alimentazione con il connettore ISO all'autoradio. A questo punto colleghiamo pure tutte le prese, così vi faccio vedere. Questa non mi ricordo qual è delle due porte, non fa niente. Una. Due. Cavo GPS. Microfono. La radio non la collego perché il cavo è veramente corto, una cosa allucinante, dovrei infilare tutto, quindi non ve lo faccio vedere. Comunque sia, adesso si dovrebbe accendere. Fatto. Questa è la nostra autoradio. Ora sto regolando tutto dai comandi al volante. Ora per esempio, ora ho messo il muto, cambiamo canzone. Ecco. Ok ragazzi, spero che questa guida vi sia stata utile, soprattutto per i comandi al volante. Avete visto tutto il collegamento, tutto il processo. Se avete dubbi, ovviamente scrivetelo nei commenti e sono pronto a rispondervi in quanto già l'ho fatto, quindi sono più pratico. E per qualsiasi cosa scrivetemi anche in privato. Per questo video io vi saluto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.